immortali è ritornato insieme ai suoi giocatori. Il destino ha voluto che morissero insieme, come insieme hanno dato vita a quella squadra ineguagliabile che è andata nella leggenda. Se quei giocatori avessero potuto parlare quando si progettava questa serie di pennoni, beh, avrebbero respinto con forza, con Mazzola in testa, la decisione di escludere il nome di Egri Erbstein, la loro indispensabile guida, da quel simbolo che doveva eternare la memoria della squadra, di quella squadra che aveva continuato a trionfalmente a vincere il campionato anno dopo anno. Quella squadra era diventata essa stessa simbolo per la comunità che anelava alla rinascita dopo il disastro della guerra, perché quella squadra era anche portatrice di valori, valori che mio padre aveva inculcato ai suoi campioni. Uno fra tutti riguardava il comportamento. Lui diceva: non dovete mai rispondere con violenza alle provocazioni, alle ingiustizie. Ecco, dobbiamo la sensibilità del presidente Asvisio essere intervenuto a sanare quell'ingiustizia con l'adesione dei consiglieri della Fondazione Filadelfia e anche col sostegno dell'animo della tifoseria illuminata che sa e ricorda. Oggi viviamo tempi bui, è ben difficile trovare un motivo per rallegrarci, ma ecco che stavolta, oggi, qui, è emersa una luce. Grazie.